Grazie, buongiorno a tutti. Nel 1947 veniva approvata la Costituzione italiana, in questo periodo peraltro. Nel deserto californiano veniva superata per la prima volta la velocità del suono e le automobili avevano più o meno questa forma. Questa è una Ferrari. Nello stesso periodo, in Louisiana, a circa 30 km dalla costa, vede la luce il primo impianto offshore nell'ambito dell'ingegneria del petrolio. La profondità di questo tipo di impianti era generalmente di 6 metri. Oggi ci sono più di 2.000 impianti offshore sparsi per tutto il mondo, con profondità che superano i 2.000 metri. Beh, non ci stupisce più di tanto se pensiamo agli sviluppi che la tecnologia ha avuto in altri settori, per esempio quelli che abbiamo citato. Negli ultimi 70 anni sono stati fatti passi da gigante dal punto di vista tecnologico ed industriale, che hanno permesso anche di superare ostacoli nell'ambito della sicurezza ambientale e delle attività energetiche. Basti pensare alle tecniche di perforazione, alla riduzione degli eventi di oil spill e anche alle problematiche legate al trasporto verso nodi posti offshore di idrocarburi, che vengono portati a terra in opportuni impianti e poi trattati. Obiettivo quindi della collaborazione tra Politecnico di Milano e Ministero dello Sviluppo Economico è quello di studiare il rischio ambientale associato allo stoccaggio di idrocarburi, quelli che generalmente chiamiamo olio o greggio, e proporre soluzioni efficaci e innovative per la riduzione di tale rischio. In particolare, noi ci vogliamo occupare della tutela della qualità delle acque sotterranee nell'eventualità in cui qualcosa possa andare storto e dell'idrocarburo venga sversato nel terreno. È importante in questo caso evitare che l'idrocarburo contamini vaste aree o che venga in contatto con i corsi d'acqua limitrofi. Quello che succede dal punto di vista fisico è che quando l'idrocarburo viene sversato, esso inizia a muoversi verso il basso, fino al raggiungimento della falda acquifera. Una volta raggiunta la falda acquifera, la quantità di idrocarburo che penetra al di sotto di essa generalmente è trascurabile, essendo questo più leggero, ma l'idrocarburo viceversa tende a muoversi lateralmente a causa del peso proprio e della capillarità. Ci chiediamo quindi, com'è possibile ridurre un rischio di tale portata? Attraverso le barriere idrauliche, i cosiddetti diaframmi plastici. I diaframmi plastici hanno l'obiettivo di creare uno sbarramento al moto di fluidi circolanti nel sottosuolo, in modo tale da ridurre la possibilità che il contaminante si diffonda nell'ambiente, contaminante che può essere pericoloso anche a bassissime concentrazioni. Questi diaframmi plastici che vedete in blu nella figura sono essenzialmente dei pannelli verticali che vengono scavati dalla superficie e vengono riempiti attraverso una miscela di cemento e bentonite. Questa miscela inizialmente ha la consistenza di un fango e ha lo scopo di sostenere lo scavo, con l'andare del tempo la miscela indurisce fino al raggiungimento delle proprietà idrauliche e meccaniche necessarie al funzionamento dell'opera in fase di esercizio. Ma in particolare, quindi, quello di cui ci vogliamo occupare è del superamento del concetto di emergenza. Quindi stiamo parlando di un sistema multibarriere, del quale il nostro intervento è una parte con lo scopo di prevenire la contaminazione. Quello che proponiamo, quindi, è che il diaframma venga costruito contemporaneamente alla costruzione stessa dell'impianto e che non venga considerato come un intervento di emergenza da realizzarsi quando ormai lo sversamento sia avvenuto e l'inquinante è stato individuato. Ma superare il concetto di emergenza vuol dire anche definire dei metodi volti a valutare se il nostro sistema stia funzionando o meno. Generalmente quello che viene effettuato è porre dei pozzi di monitoraggio al di fuori dell'area cinturata, ma individuare il contaminante una volta che ha superato la barriera, beh, potrebbe chiaramente essere troppo tardi. Quello che noi proponiamo è un sistema di monitoraggio interno al diaframma stesso, di modo tale che il nostro contaminante possa essere intercettato, captato ed eventualmente trattato prima che contamini l'ambiente. Ma superare il concetto di emergenza significa anche che ci vogliamo occupare della risposta sismica di questi sistemi e dell'interazione sismica tra i sistemi e le strutture preesistenti, perché, come ben sapete, l'Italia è un paese nel quale il rischio sismico non può essere trascurato. A questo punto ci dobbiamo chiedere, ma che caratteristiche deve avere la nostra barriera per poter funzionare opportunamente? Beh, innanzitutto la barriera deve essere impermeabile, perché non vogliamo che il contaminante la attraversi. Ma esiste in natura un materiale a buon mercato con questa proprietà? Sì, come ho detto prima, esiste ed è la bentonite. La bentonite è un minerale argilloso, quindi un materiale di origine geologica che ha la capacità naturale di assorbire acqua rigonfiando. È stata usata in varie applicazioni nell'ambito della storia dell'uomo, è stata utilizzata come
terra da fonderia, è stata utilizzata come decolorante per vini e liquori ed è stata ed è utilizzata anche come creme anti-invecchiamento. Inoltre, la nostra barriera non deve solo essere impermeabile, ma deve avere anche determinate caratteristiche di resistenza e di rigidezza, in modo tale che sia funzionale anche dal punto di vista meccanico. Per questo motivo la bentonite non viene utilizzata da sola, ma viene generalmente mescolata con del cemento. Infine, terza caratteristica è che la barriera deve durare nel tempo, ovvero non vogliamo che le sue proprietà idrauliche e meccaniche si degradino al crescere del tempo a cui la bentonite è sottoposta a sollecitazioni di natura ambientale o chimica. Cosa manca quindi per ottenere una tecnologia veramente performante? Manca lo studio della composizione ottimale della miscela bentonite cemento e capire effettivamente perfettamente come funziona il materiale bentonite. In questa immagine potete vedere una fotografia al microscopio elettronico ingrandita 305 volte di una bentonite compattata. Si distinguono le particelle solide e di vuoti tra le particelle solide. In questi vuoti possono esserci diversi fluidi, aria, acqua, idrocarburo, e a sua volta nell'acqua ci possono essere disciolte delle componenti chimiche, che siano essi sali o altri inquinanti. Questo aspetto è particolarmente importante perché a seconda della quantità d'acqua e della composizione chimica del fluido interstiziale cambia la microstruttura del materiale e con la microstruttura del materiale cambiano tutte le proprietà che ci interessano, ovvero rigidezza, resistenza e permeabilità. Queste immagini vi mostra ad esempio come effettivamente la microstruttura della bentonite cambia. A sinistra vedete il materiale secco, poi saturato con acqua distillata e saturato con acqua salata. Quello che vogliamo testare è come questo materiale cambi al cambiare di diverso tipo di inquinanti per valutare il suo funzionamento nell'ambito della sua efficacia come barriera. Sicuramente non è stato semplice per l'ingegneria meccanica e per l'ingegneria aerospaziale arrivare a questi livelli. E quello che vogliamo fare anche noi nel nostro network è quello di proporre delle strategie volte a studiare, analizzare e agire a tre livelli molto differenti: il livello microscopico, quello del materiale bentonite, il livello macro, quello del singolo diaframma, e il livello mega, quello dell'interazione sismica tra il diaframma e le strutture preesistenti, perché siamo fermamente convinti che solo studiando ed analizzando i processi a scale così vaste possiamo proporre soluzioni efficaci ed innovative per incrementare la sicurezza. Grazie a tutti dell'attenzione.